Benvenuti a questo Let's Play Final Fantasy VIII. Prima di cominciare con il Let's Play vero e proprio, vi faccio un paio di appunti. Il primo è che le prime 6 puntate, le prime 6 registrazioni, sono state fatte con un microfono un po' scrauso, un po' schifoso. E purtroppo non è chiarissimo quello che dico. Allora, ho sentito la prima puntata, ho visto che più o meno può andare. Per cui ho lasciato la registrazione originale. Se le altre non saranno abbastanza chiare, mi metterò a ricommentare quelle parti. Comunque spero che facendo un po' di editing audio, quindi aumentando un po' il volume quando serve, eccetera, si riesca a tirare fuori qualcosa di decente anche con il microfono vecchio, che comunque, ripeto, dopo 6 puntate sparirà e ci sarà solo la qualità che state sentendo anche ora. Questo perché in realtà io ho già registrato 70 puntate di questo Let's Play prima di mettermi a caricarlo, per avere un po' un buon margine, diciamo. Bene, la seconda cosa che vorrei dire è che per la prima parte, solo che questa non si parla di 6 puntate, ma penso un bel po' di più, giocherò con la tastiera, quindi ogni tanto sentirete dei bottoni di tastiera, tipo suoni del genere. Venire premuti in qualche modo, ma vabbè, non dovrebbe essere troppo fastidioso, mi auguro, cose del genere. E niente, poi quando in realtà nelle parti successive avrò il pad, comunque sarà eliminato anche questo problema. Però se è effettivamente molto fastidioso, vi prego di commentare, perché appunto tutte le registrazioni delle prime N puntate sono state fatte a tastiera, cioè giocando con la tastiera, e dovrei davvero mettermi a indagare da quando comincio a giocare col pad, per cui boh. In generale a me non è sembrato troppo fastidioso, però comunque dei commenti sono sempre apprezzati sulla questione. Spero che sia tutto sopportabile, così non devo rifare tipo una quarantina di registrazioni. Bene, fatti questi piccoli appunti personali, posso finalmente dar il via a Let's Play Final Fantasy VIII alla prima puntata. Benvenuti a questo Let's Play Final Fantasy VIII. Questa è la primissima parte. Che dire? Spero che questo Let's Play sia abbastanza fatto a modo, fatto abbastanza bene, proverò a fare del mio meglio. Che dire, un gioco abbastanza colossale, abbastanza epico, quindi ci saranno molte parti, probabilmente scriverò quali sono le parti principali e quali invece quelle side quest. Diciamo che all'inizio del gioco questa cosa non posso farla perché non è proprio possibile dividere i momenti di storia principale da side quest, nel senso che andrebbe fatto un po' tutto insieme, però vabbè. Ok. Iniziamo. Allora, io farei iniziare subito con questa epica introduzione al gioco. Godiamocela insieme. Squaresoft presents Final Fantasy VIII. È per forza che doveva essere così pompata, perché dopo un gioco colossale come Final Fantasy VII,
non potevano fare una un'introduzione brutta. Non potevano proprio permetterselo. Ma vedremo andando avanti che neanche il gioco stesso ci deluderà. Ragazzi, che capolavoro, che introduzione, fantastico. Ma eccoci qua, a quanto pare il nostro personaggio sarà quel ragazzo con la giacca scura che avevamo visto nell'introduzione. Ti senti meglio? Ora io ho voglia di fare la vittima. Cercherò di far scorrere i dialoghi non troppo velocemente. Questa è la prima generata del gioco, prova a dire il tuo nome, fantastico, in modo per far scegliere al giocatore il nome del proprio personaggio. Io ora lascio l'originale, perché di solito sono tu a conoscere il mio originale. Voglio dire, se pensiamo al professor Rock, ti chiedeva addirittura il nome del suo nipote, quindi creepy, perché capisci cosa intendo. Allora, qua abbiamo la parola istruttore, professoressa, quindi dovremmo trovarci una sorta di scuola. Venga a prendere il suo studente, esatto, esatto. Quindi siamo in un'infermeria, presumo. Ok, guardate bene questa tizia. Allora, Squall ci si vede di nuovo. Ovviamente non abbiamo idea di chi sia, però è una tizia molto importante nel gioco e la troveremo molto molto più avanti. Scopriremo che è un personaggio davvero molto importante. Ma succederà molto avanti, per cui potreste esservi dimenticati nel frattempo. E qua ammiriamo la splendida professoressa Christis. Non ci credo che a quest'area è mezzo sconvolta. Abbiamo combinato in mezzo disastro. Lo sapevo, o eri tu o era Safer. Bene, abbiamo capito che non siamo esattamente uno studente modelli. Però vabbè. Forza, andiamo, l'esame pratico è oggi. Beh, non sapendo di cosa si tratta l'esame pratico, io come una professoressa del genere non avrei... Non rifiuterei, insomma. Come vedete, ci ha simpaticamente anticipato. Mentre stavamo a parlare. Mi sembra di capire il mio studente un po' di più. Tutto qui. Non è così semplice capirmi. Vabbè, abbiamo la prima fase emo di Squall. Quasi ci prova, mentre proprio. Ecco, succede di nuovo. E qua parte una delle mie colonne sonore preferite, anche se non è molto apprezzabile la versione PC, non quanto la versione PSX, secondo me.
quella struttura che avete visto è praticamente la scuola vista dall'esterno, è abbastanza strano. Ho deciso di fare il let's play di questo gioco perché ha davvero una trama fantastica, complicata, intricata, con colpi di scena e davvero ben studiata, cioè ci si potrebbe fare un film. O un libro, o una trilogia, o qualcosa del genere. Ah, a quanto pare comunicherà lei capi squadra. Io adesso sto abbassando leggermente il volume. Ah, sta riprendendo il simpaticone che ci ha ferito. Vediamo un po' come la prende lui. Cartone sul banco, mi sembra una reazione intelligente. Vieni, ti devo parlare, va. Chiaramente abbiamo preso controllo del nostro personaggio. Non sei ancora stato alla caverna del fuoco, direi di no. E devo passare questa prova per partecipare all'esame. Giustamente lui ci voleva andare, ma è successo questo imprevisto, chiamiamolo così. Andremo insieme, vabbè. Qua ci dà delle varie istruzioni, ma io non andrò adesso dal terminale di supporto perché non mi sembra. Ogni cosa che poi ci sarà da spiegare, la spiegherò un po'. Bene, qua abbiamo un altro personaggio, tra virgolette, importante, ma che per adesso non si rivela. Cioè, è finita praticamente addosso. Scusami, ma sono in ritardo. Tu sei per caso di quella classe. Sai se la lezione è già finita. Cenno di sì, che tragedia. Questa qua è praticamente molto svampita, a quanto pare. Vabbè, accetto di buon grado di farle fare il giro, così posso farvi vedere un po' come è fatta la scuola. Allora, proseguite per questo corridoio e troverete questo simpatico tizio che ci darà delle carte. Allora, appena provo a fare una partita a carte, provo a spiegarvi un po' come funziona il gioco stesso. Qua c'è la mappa direzionale. Perfetto. Allora, adesso io, senza stare a farvi leggere tutto quanto quello che spiega, vi spiego un po' io come funziona. È una scuola normale, quindi mensa, dormitorio, giardino, infermeria, biblioteca e ingresso principale sono cose abbastanza basiche. Il garage è perché, a quanto pare, ci sono degli autoveicoli che vengono parcheggiati proprio all'interno della scuola. Mentre il centro di addestramento si potrebbe paragonare in qualche modo alla nostra palestra, però diciamo che gli allenamenti sono un po' diversi, poi scopriremo come fare. Tra l'altro è l'unico edificio aperto anche la notte, ci dice il nostro simpatico scuola. Tra l'altro dice anche che ci sono dei mostri dentro, quindi abbiamo un po' capito che non è esattamente una palestra. Il nome del preside è Sid. Prima lei chiedeva anche il nome della dottoressa e lui rispondeva Kadowaki, ma quello l'abbiamo già visto all'inizio del gioco. Oggi a quanto pare questa svampita farà l'esame con noi. Bene, io vado a salvare. Scrivassi il tasto del menu. Eccolo qua. Perfetto, abbiamo salvato la partita. Bene, ci vediamo alla parte 2, dove vi spiegherò come si gioca a carte e cercherò di prendere una carta unica. Vi spiegherò anche cosa sono le carte uniche.